Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video e oggi parliamo della probabile papabile miglior APS-C sul mercato del 2020. Parliamo della Fujifilm X-T4. Non sono tra i fortunati che ha avuto la possibilità di poterla provare con mano, ma in realtà grandi necessità di doverla provare con mano non ne abbiamo, perché abbiamo la possibilità di poter leggere tutto quello di cui abbiamo bisogno qui su un iPad. Perché sono stato fortunato possessore di X-T3 e di X-T30 per un determinato periodo. Le ho provate più volte grazie ad alcuni sponsor, però poi l'ho acquistata e l'ho avuta per un determinato periodo. E rimango del parere che le camere della Fujifilm sono qualcosa di davvero speciale, perché sono delle camere davvero belle, hanno una pasta fantastica, una robustezza nel corpo davvero invidiabile, ottime lenti, non mi fanno impazzire tutte, ma la gran parte sono davvero delle fantastiche lenti. Ora, la X-T3 è stata ed è una grande macchina, ma aveva delle piccole pecche sotto il lato video dove Fujifilm ha voluto puntare tantissimo, tant'è che troviamo nella X-T3 quella che può essere considerata tranquillamente una camera che poteva combattere un anno e mezzo fa, quando è uscita, con la GH5, perché era la prima camera che portava con sé all'interno un codec H265 con la possibilità di registrare in 4K a 60 fps, con un sensore superiore al micro 4 terzi, perché ricordiamo GH5 è una micro 4 terzi, c'era anche l'Olympus M1 Mark II che registrava con queste feature a 60 fotogrammi al secondo in 4K, ma con un sensore più grande come quello della PSC, quindi abbiamo un pochino più di informazioni, abbiamo altre possibilità, non c'era nulla sul mercato e la Fuji ha fatto un'ottima scelta di creare questa macchina ibrida dedicata anche al mondo del videomaking, ma aveva delle pecche che con la X-T4 sono state risolte. Ho letto davvero tantissimo sul web riguardante la X-T4. L'unica cosa dove non mi soffermerò è il grip. Mi posso davvero letteralmente soffermare su quello che posso immaginare guardando il corpo macchina e le dimensioni. Il grip della X-T3 era buono ma non fantastico, anche se vedendolo odora quello della X-T4 ha un grip leggermente più sporgente perché porta una nuova batteria, cosa di cui adesso fra poco parleremo. Ma andiamo per ordine, quindi è l'unico aspetto dove non posso soffermarmi perché non l'ho potuto impugnare, ma andiamo con ordine. Leggiamo quelle che sono le cose in comune con la X-T3 ed è il motivo per cui mi fanno pensare che questa X-T3 possa essere definita una X-T3,5, un'edizione 2 della X-T3, perché sono tutti miglioramenti, ma non c'è nessuno sconvolgimento, ma sono tutti miglioramenti mirati ad ottenere dei risultati davvero ottimi. Allora, partiamo dal sensore, che abbiamo lo stesso identico sensore, quindi un 26.1 megapixel APS-C X-Trans 4. Abbiamo lo stesso processore d'immagine, che è un X-Processor 4. Abbiamo un'estendibilità degli ISO che va dai 160 ai 12.800 e possiamo spingerci tra gli 80 e i 51.200 con i valori estesi. Possiamo registrare in 4K, 60 fotogrammi al secondo, utilizzando internamente sia l'eFlog che preinstallato, quindi il log di casa Fuji. Possiamo registrare in HLG, quindi con un dynamic range esteso, ma non per forza utilizzando il log. E poi c'è il famoso e fantastico filtro Eterna, che è il filtro perfetto con cui io girerei qualsiasi cosa, perché è bellissimo. Possiamo utilizzare lo shutter elettronico fotograficamente per fare 30 scatti consecutivi. Abbiamo un EVF con una risoluzione di 3,68 milioni di punti, con un flash rate di 100 fps, e water sealing, quindi possiamo stare sotto la pioggia, non succede niente. Doppio slot SD UHS-II, Wi-Fi, Bluetooth, porta USB di tipo C e quant'altro. Quindi queste qua sono le cose che sono uguali, rimangono uguali. Il corpo è pressoché uguale. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo però del corpo che hanno cambiato è la modalità sotto la ghiera del tempo, dove possiamo andare a selezionare modalità fotografica e modalità video. Molto più comoda, perché prima era la modalità sulla X-T3 andava selezionata tramite il selettore, quindi bisognava andare sulla modalità video. Invece adesso è molto più veloce, perché
perché con l'indice, avendolo sul grip, subito passiamo da modalità foto a modalità video molto più velocemente ed è molto più comodo. Quindi queste sono quelle piccole cose che Fuji ha fatto che rende questa macchina davvero fantastica. Ma andiamo a quelle che sono le grandissime novità. Allora, una delle grandi pecche della X-T3 che mi hanno purtroppo portato ad abbandonarla era la mancanza del sensore stabilizzato. Io ebbi la fortuna di provare anche la XH1, che per me rimane una macchina potentissima e fantastica, special modo per la parte video. Forse oggi non ha più senso con l'introduzione della XT4. Aspetteremo la XH2 per capire se punteranno sul 6K o sull'8K, perché adesso è lì il trend di crescita di questo genere di corpi macchina. Ed era, quindi la cosa che mancava alla X3 era lo stabilizzatore, perché le lenti più belle del reparto Fuji non sono stabilizzate. Mi viene da pensare il 16-55 f2.8 non è stabilizzato, e questa è una gran pecca, perché con l'X3 e il 16-55, quello che avevo io, avevo sempre delle immagini purtroppo mosse, perché io ad esempio non ho una mano fermissima, quindi il sensore stabilizzato aiuta tantissimo in queste circostanze, in quelle micro vibrazioni fastidiose. Quindi abbiamo un sensore stabilizzato sui 5 assi elettronicamente, che deriva da quello della XH1 ed è stato migliorato, quindi questa è una miglioria davvero fantastica all'interno dell'XT4, che rende già questa camera un passo sopra la XT3. Abbiamo una batteria più grande, non tanto in volume quanto in capienza, perché parliamo praticamente del doppio. Questa nuova è circa 2600 mAh, mentre quella di prima era 1260 mAh. Quindi in pratica possiamo probabilmente arrivare a superare la giornata di utilizzo. Io con la XT3, con una batteria, riuscivo ad arrivare, la giornata la finivo tutta quanta, però avevo sempre la seconda batteria con me carica. Invece in questo caso probabilmente è vero anche che c'è più elettronica da far funzionare e quindi un pochino più articolato, il consumo è maggiore, probabilmente però arriveremo abbondantemente oltre la giornata di lavoro. L'altra differenza è che se il corpo è molto simile all'occhio nudo, ci rendiamo conto dalle misure e dalla comparazione tra i due corpi macchina che la XT4 è un po' più larga. È un po' più larga come corpo macchina, l'altezza siamo su per giù lì e la profondità anche, ma quello che cambia parecchio è il peso, perché ci sono circa 60-70 grammi in più sul corpo macchina, che sembrano pochi effettivamente, ma quando andiamo a corredare la macchina di battery grip, batteria, scheda, lente pesante, naturalmente 60-70 grammi in aggiunta a tutti gli altri si fanno sentire, ma sono 60-70 grammi che io posso sopportare per tutto quello che mi sta portando. E poi forse l'altra grande miglioria insieme al sensore stabilizzato è lo schermo orientabile. Molti si erano lamentati di questa scelta, e non solo chi vuole utilizzare la camera per vloggare, quindi per riprendersi mentre registra, ma in generale lo schermo ribaltabile e orientabile è molto utilizzato per fare scatti anche o riprese in condizioni, in posizioni molto ma molto strane. Nella XH1 avevano inserito questo display semi orientabile che faceva storcere un po' il naso, perché era adatto per la fotografia anche in verticale ma non adatto per la parte video, mentre ora con un display completamente articolabile ed orientabile possiamo anche riprenderci. Questa è una delle grandi migliorie, oltre al fatto che lo schermo non è lo stesso perché è stato migliorato, perché adesso porta 1.600.000 di pixel contro il milione scarso di quello precedente, quindi la differenza si noterà molto per chi utilizza molto il monitor esterno, quindi parliamo di videomaker, capirà subito la differenza e l'apprezzerà. Quello che a tutti, purtroppo non ho potuto constatare, non ha convinto è il sistema di autofocus. Ora, il sistema di autofocus sia su X-T3 che su X-T30, perché le ho provate entrambe, non era male, era utilizzabilissimo, non eccellente come ad esempio quello di Sony è superiore, anche se per me il miglior sistema di autofocus rimane quello di Canon con il dual pixel autofocus. Per me, da quando è uscito, è rimasto ai vertici, al top. Posso soltanto constatare e riportare voci di quello che ho letto online che comunque non convince ancora. Tutti quanti però dicono funziona alla grande, è semplicemente che non convince appieno.
Staremo a vedere, è una cosa da testare, da provare, ma finché non ci mettiamo le mani sopra non possiamo andare a saperlo. Porta una griglia da 425 punti, quindi copre quasi tutto il sensore, no, diciamo che copre abbondantemente il 97% del sensore, la griglia per la messa a fuoco, quindi perfettamente utilizzabile. Una cosa bella di Fuji è che mette a disposizione molte impostazioni all'interno della camera e anche l'autofocus è soggetto a tantissime di queste impostazioni, quindi la velocità di passaggio tra un punto di fuoco ed un altro, sono tante variabili, quindi è probabile anche che tutti i giornalisti che hanno avuto modo di testare questa camera nei pochi giorni in cui è stata consegnata non hanno avuto la possibilità di andare a personalizzare bene tutti quelli che sono i parametri, perché sono davvero tantissimi, e grazie a questa estrema personalizzazione, naturalmente quando una cosa esce di fabbrica, un oggetto esce di fabbrica, probabilmente non tutte le impostazioni ci possono andare bene di base, quindi va un attimo capita, studiata, fatto un po' di rodaggio al sistema per capire quali sono le opzioni più adatte a noi. Poi abbiamo sul corpo macchina, vediamo la scomparsa di quello che è il jack per le cuffie. Abbiamo l'ingresso microfonico, l'ingresso, se non sbaglio, del sync, abbiamo una micro HDMI. Molti non l'amano come porta, neanche io l'amo più di tanto, tantissimo, preferisco un HDMI standard. Il problema è che, però mi rendo conto dall'altro lato, che un HDMI standard porta via tanto spazio in corpi che comunque continuano a diventare sempre più piccoli. La mini HDMI è fastidiosa perché è molto delicata, però molti si lamentano, basta avere un po' di accortezza e non si rompe. E poi porta una porta USB di tipo C che ci permette di ricaricare la camera, scaricare file, oppure, grazie all'adattatore che ci viene dato in confezione, quello di poter utilizzare la porta USB di tipo C per attaccare le nostre cuffie. Quindi l'alternativa ci viene data, certo non abbiamo la possibilità di caricare la nostra camera mentre ascoltiamo, però probabilmente con il battery grip, quindi con più batterie all'interno, probabilmente ci sarà una porta USB di tipo C anche lì, avremo la possibilità di caricare la macchina e ascoltare anche quello che è il flusso audio. Andiamo alla parte video. Grossi cambiamenti non ce ne sono stati, ma uno dei cambiamenti più forti e radicali è quello del 240 fotogrammi al secondo in 1080p. Questa è una scelta importante perché molti si spostano e stanno utilizzando parecchio quelle che sono gli high frame rate per realizzare i rallenti. È un metodo di racconto e si utilizza tantissimo oggi, quindi avere questa possibilità in questa camera insieme al 4K a 60 fotogrammi al secondo naturalmente è un plus non da poco. Come vedete, tra tutte le cose di cui ho parlato, non ho parlato del reparto fotografico. Questo perché rimane invariato. Abbiamo lo stesso sensore, abbiamo la stessa gestione, non cambia assolutamente nulla. Quindi se hai una X-T3 e fai fotografia, probabilmente il passaggio X-T4 non so se te lo consiglierei. Anche perché andiamo sul prezzo del corpo macchina che è di circa 1800 euro. E qui comunque è un prezzo impegnativo ed un investimento abbastanza impegnativo. Quindi a chi consiglio questa camera? Beh, consiglio a tutti i fujisti che vengono da un X-T3 ad esempio e che lavorano con il video o con la fotografia, quindi un X-T4 è davvero fantastica. La consiglio come naturalmente sostituta della X-T3 nel ramo video, perché porta con sé quelle che sono secondo me gli upgrade migliori che si potevano fare e quelli più richiesti sulla X-T3, infatti sono tutte le mancanze della X-T3, perciò io la chiamo X-T3,5. Quindi la consiglio per i videomaker, un po' meno per i fotografi, perché semplicemente se hai una X-T3 non grosse necessità di passare all'X-T4, oltre allo schermo ribaltabile e all'IBIS, quindi la stabilizzazione del sensore che ci può permettere anche in fase di scatto di utilizzare questo sistema per abbassare un po' i tempi di esposizione. Oltre questo, spendere altri 1800 euro per realizzare un upgrade, non lo so. Rimane il fatto che la X-T4 diventa la camera che migliora la X-T3, che era ed è ancora una macchina fantastica e potentissima. Ultima cosa di cui voglio parlare sono i menu. Beh, la gestione del menu è rimasta pressoché invariata, tranne una piccola ed unica modifica. Qui naturalmente le opinioni cambiano rispetto a chi lo utilizza. C'è chi odia il menu Sony, chi ama il menu Canon, chi ama e odia il menu Fuji. Naturalmente ci sono le varie differenze, c'è chi apprezza un menu piuttosto che un altro, ma la mia personale opinione è che semplicemente un menu è un menu, quindi va imparato e gestito per quello che è. Se utilizziamo poi sempre la stessa camera, prima o poi i menu li impariamo a memoria, quindi sappiamo dove andare. Possono essere organizzati meglio o peggio, ma siamo sempre lì.
L'unica cosa degna di nota è che utilizzando e mettendo questa doppia funzione sulla ghiera per passare dalla modalità still a quella movie, quando siamo in modalità still la Fuji X-T4 ci mostrerà le impostazioni per la modalità still nel menu, mentre se passiamo in modalità movie vedremo quelle che sono le impostazioni relative al video. Insomma, come mia opinione sulla X-T4, è una camera fantastica, è il degno aggiornamento della X-T3, un aggiornamento che ci voleva, cioè rendere la X-T3 una camera perfetta, e nel mercato delle APS-C probabilmente Fuji mi piace di più. Fuji mi piace anche più di Sony, perché Sony in tante cose ha il plus sulle full frame. Il punto è che poi porta tutti quella che per lei sono i plus della full frame, li porta sulle APS-C. Ma sulle APS-C portano corpi più piccoli, un po' più scomodi da tenere, con delle restrizioni. Invece Fuji ha dedicato tutto il mondo della fotografia all'APS-C e al medio formato, però sono due categorie completamente differenti, mentre Sony fa un po' di più utilizzando APS-C e full frame, e quindi ha due linee di obiettivi separati. Ci sono una serie di cose che a me non convincono, per esempio delle camere Sony in APS-C, anche se sono ottime camere. Ma probabilmente preferisco la X-T4, perché è una macchina professionale, per lavorare è perfetta, e io la consiglio a tutti quelli che naturalmente hanno la possibilità e l'esigenza di dover passare a questo nuovo modello. Insomma, io spero che questo video sulle mie opinioni e questa veloce scheda sulla Fujifilm X-T4 vi sia piaciuta. Se può interessare a qualche vostro amico, condividetegli il video. Commentate se avete qualche dubbio e seguitemi sugli altri canali. Ricordo a tutti quanti voi che sul mio sito www.lucauletta.com trovate il mio blog, dove ci sono degli articolucci interessanti, e tutti i miei corsi disponibili. E seguitemi su Facebook e Instagram, perché lì lancio all'improvviso degli sconti, dei codici sconto momentanei via stories per pochi utenti. Quindi seguitemi, perché c'è la possibilità di risparmiare. Inoltre non dimenticatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Cos'altro dirvi? Ci vediamo prossimamente con un nuovo video.